Occhio d'aglio, 10 pomodorini, 50 ml di olio extravergine, 10 g di sale, 5 g di pepe, un ciuffo di prezzemolo, 50 ml di vino bianco. Ecco, abbiamo aperto le nostre cozze a crudo, abbiamo conservato il frutto e il succo che c'era al loro interno, abbiamo rosolato uno spicchio d'aglio con dell'olio extravergine di oliva e abbiamo messo i frutti delle cozze a soffriggere molto velocemente. Abbiamo sfumato con del vino bianco secco, fatto evaporare il vino e aggiunto i nostri pomodorini tagliati in modo molto grossolano, aggiustato di sale e pepe nero. Ricordo ancora una volta, quando usate frutti di mare tenetevi sempre bassi con il sale. Abbiamo spolverato con del prezzemolo e abbiamo allungato con del fumé di pesce, con del brodo di pesce. E abbiamo messo i nostri capellini. Invece di farli cuocere nell'acqua salata in una pentola tradizionalmente, li abbiamo fatti cuocere nel brodetto. Li abbiamo portati a cottura e li abbiamo serviti semplicissimamente con un ciuffetto di prezzemolo. E questi erano i capellini d'angelo in brodetto di cozze. Andiamo con il guazzetto di sauri e sgombri. 500 g di sgombri, 500 g di sauri, 100 g di pomodorini, 2 spicchi d'aglio, un ciuffo di basilico, 2 peperoncini, 20 g di sale, 4 fette di pane raffermo, 50 ml di olio extravergine d'oliva. Allora, abbiamo sempre nella nostra padella abbiamo messo 2 spicchi d'aglio, due peperoncini, l'olio extravergine di oliva, fatto soffriggere, aggiunto i pomodorini e il ciuffettino di basilico. Abbiamo allungato sempre con il nostro brodetto di pesce, in mancanza di quello usate l'acqua, abbiamo portato ad ebollizione e abbiamo messo i nostri sauri e lo sgombro. Senza testa è diliscato lo sgombro perché era piuttosto grosso. Fatto cuocere molto velocemente, perché essendo senza lische e senza testa cuociono in molto meno tempo. Nel frattempo abbiamo usato 4 fette di pane raffermo, le abbiamo sfregati con uno spicchio d'aglio, un goccio d'olio sopra e messi in forno a 200 gradi per pochissimi minuti. E abbiamo composto il nostro piatto con il guazzetto di sauri e sgombri e il pane all'aglio. Si può fare una scarpetta ottima. Un'ottima scarpetta. E andiamo con il terzo piatto della serata. Treccia di spigola al limone, 500 g di spigola, 3 limoni, 2 spicchi d'aglio, prezzemolo, un ciuffetto di prezzemolo, 30 ml di olio extravergine d'oliva, 10 g di sale, 5 g di pepe nero. Abbiamo eviscerato la nostra spigola, l'abbiamo squamata e l'abbiamo eliminata la lisca centrale, praticamente l'abbiamo sfilettata, l'abbiamo lavata ben bene, l'abbiamo tagliata in 3 parti partendo dalla parte più stretta e abbiamo formato una treccia e fermata alla fine con uno stuzzicadenti. L'abbiamo messa nella nostra teglia, un goccio d'olio, un pizzico di sale, un pizzico di pepe nero, abbiamo spremuto un grosso limone, uno spicchio d'aglio schiacciato e abbiamo infornato a 200 gradi per 7-8 minuti, non di più. Una volta cotta abbiamo montato il nostro piatto, abbiamo preparato un letto di lattuga iceberg, un limone a stella e un pomodoro a stella e abbiamo tritato sopra del prezzemolo a fresco. Molto semplice, molto buona. Poi abbiamo preparato i nostri pomodori. Pomodori ripieni alla provenzale. Un chilo di pomodori, 500 g di pan grattato, 100 g di formaggio parmigiano, un ciuffetto di prezzemolo, 30 g di capperi, 50 g di olive denocciolate verdi,
5 grammi di pepe nero, 50 millilitri di olio extravergine di oliva. Allora, vai Antonio. Fermo restando che è tutto soggettivo, abbiamo lavato, eliminato il torsolo dei nostri pomodori, li abbiamo tagliati per lungo a metà e con una leggera pressione della mano abbiamo eliminato i semi. Abbiamo preparato il nostro pane con del pan grattato, abbiamo aggiunto del parmigiano, un ciuffetto di prezzemolo tritato, 30 g di capperi, 50 g di olive verdi denocciolate, un pizzico di pepe nero, un pizzico di sale e un filo d'olio extravergine di oliva. Abbiamo mischiato il tutto. Fermo restando che è tutto soggettivo, se qualcuno non piace qualcuno di questi ingredienti può aggiungere il tonno, può aggiungere le acciughe sott'olio, può aggiungere il prosciutto cotto. Abbiamo riempito i nostri pomodori, un filo d'olio sopra e abbiamo infornato a 200 gradi per 10 minuti. E poi abbiamo preparato il risotto del golfo, giusto? Risottino del golfo, 500 grammi di riso arborio, 200 grammi di vongole, 200 grammi di cozze, 200 grammi di gamberi, 10 pomodorini, una cipolla rossa, 2 spicchi d'aglio, un ciuffetto di prezzemolo, 50 ml di vino bianco, 10 g di sale, 5 g di pepe nero, 50 g di burro. Allora, abbiamo tagliato la nostra cipolla a dadolini, l'abbiamo fatta andare a rosolare con un filo d'olio extravergine di oliva e abbiamo tostato il nostro riso. Una volta tostato l'abbiamo sfumato con del vino bianco secco, l'abbiamo messo da parte. Nell'altra pentola abbiamo aperto le nostre cozze e le nostre vongole, eliminata una parte del guscio delle cozze e abbiamo incominciato a far andare il nostro riso, bagnandolo con il nostro solito fumé di pesce. Abbiamo aggiustato di sale e di pepe, abbiamo aggiunto dei pomodorini a quadrettini, un ciuffetto di prezzemolo tritato e abbiamo aggiunto i nostri frutti di mare e i nostri gamberetti. E lo stiamo portando a cottura completa. Se il nostro regista ci vuol dire quando manca... Manca 50 secondi, abbiamo terminato, quindi giusto il tempo di presentarla ai nostri amici a casa. Salutiamo la cara signora Elda che è stata qui con noi, salutiamo Antonio Polverino. Antonio, diciamolo io e te, per chi la vuole cotta, per chi la vuole cruda, noi siamo sempre qua. Ogni parola è superflua e ci rivediamo domani alle 20, vi prometto che faremo le crocchette di patate. Senza pane. È una promessa, domani alle 20, arrivederci. Ciao, senza pane.